Ebbene sì raga, benvenuti a tutti qui da Mr. Watti in una nuova puntata di Retro Lovers. In un periodo in cui siamo tutti mascherati, ho ben pensato di far riemergere un grandissimo classico della cinematografia ma anche dei videogiochi. Sebbene purtroppo non so se lo sapete, ma il videogioco di The Mask ha avuto una storia travagliata. Ed eccolo qua, in tutto il suo splendore. La sua storia travagliata, come vi stavo dicendo, è dovuta al fatto che già è uscito l'anno dopo rispetto al film, quindi non valeva tantissimo la pena perché era nei progetti di farlo uscire almeno nello stesso anno, e purtroppo non è stato possibile. Come vedete, guardate, ci sono un sacco di attacchi perfetti per un videogioco, e addirittura questo ritardo dello sviluppo che ha portato gli sviluppatori a non farlo uscire per Genesis purtroppo, e quindi è rimasto in un'esclusiva per Super Nintendo solo per una questione di tempo, raga. Poi è stato veramente un peccato, e non solo, perché addirittura sono stati cancellati alcuni livelli che il designer stesso ha rivelato durante il gioco che mancavano dei livelli, e chi ha visto il film, questo è tantissimo, e chi ha visto il film se ne accorgerebbe subito, e purtroppo è dovuto a questo, a vari problemi riguardo allo sviluppo. Voglio dire, il gioco comunque è uscito, almeno per Super Nintendo, nonostante la pausa, che è solo un oscuramento dello schermo, ma che considerando il tutto è molto meglio rispetto a molti altri giochi Super Nintendo, perché almeno hai un feedback visivo che sei in pausa. Proviamo con R2, invece con L2 c'è il passo classico di Stanley Ipkiss, come si chiama, non so se ve lo ricordate. Poi c'è questo nemico stile vecchietta dei Simpson che ti lancia i gatti perché sì. Ah, questo qua va, chiaramente si capisce che si spacca col martello. Ah, mica la classica sveglia, mondo qua è pieno, raga. E questo nemico, raga, non l'ho capito, non mi ricordo da dove viene. Ah, però si gira, ok. Ah, qua c'è la crepa e si scende di nuovo, e niente, ne ho mancate tutte, incredibile, ho mancato tutti i soldini, bellissimo. Però come vi dicevo, tutto considerando, direi che il gioco è venuto abbastanza figo, no? Con tutti i problemi che ha avuto. Ah, e poi raga, le entrate fighissime, voilà, ovviamente, e scendiamo e si spiaccica, cartunesco. Sembra nato per essere un videogioco incredibile. Ah, e poi ovviamente così evitiamo il colpo. Quanto vi piace da 1 a 10, raga? Ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Questo qua è già il primo boss, se non erro. Tac, 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 tac. Dai, su, dai. E crepa? Ah, era anche ora. Adesso non si ferma più. No, perché, raga, non so se l'avete notato, ma queste mosse speciali spendono ovviamente punti M, e semplicemente non posso più farle. Il problema succede quando finisce l'energia, che ovviamente torno Stanley Ipkiss normale. E poi come vedete qua è tutto chiaro, le banconote ti danno score. Benissimo, quanto si spiaccica, ho un po' di ricarica, ci voleva. Che dire raga, un gioco veramente completo. Io sono veramente contento di averlo scoperto, che se riuscissi a prendere la M, che non so se Jim Carrey ha provato il gioco, che magari lui potrebbe anche apprezzare il gioco, chi lo sa. E non è proprio uno patito come Jack Black, mi pare, di videogiochi, ma secondo me Jim Carrey dovrebbe apprezzare un'opera del genere. Lo salve anche lei, e giustamente l'ascensore. Se cammino lentamente, la sveglia non mi sente, credo. Fedele al film, ovviamente. Cioè, tutti i nemici non mi sentono, giustamente. È geniale. E che dire di un gioco geniale? È geniale. Piano, Piano, Proprio come il film. Non mi ha visto! Se una sveglia può vedermi, se sente i suoni, perché non potrebbe vedermi, giustamente. No, ho sbagliato, tutto casino. Questo si scorda facilmente di me. E via! No! No, mi sono scordata. E si sale o si scende. Gli ascensori sono abbastanza randomici. Io veramente non ho niente da dire, nonostante tutti i problemi che ha avuto Falcone. Non so che giochi per Super Nintendo, cioè, è incredibile. Solo giusto una cosa, queste ventole nella reazione dove si passa, ok, è logico passarci nel passaggio di maschera e ci siamo, però dovrebbero essere messi più in evidenza, se proprio vogliamo trovare un pelo nell'uovo. Complessivamente è un capolavoro. Sì, però se mi spawna quando io sono al confine, è chiaro che cado giù anche perché mi ha spinto. Oh, doppia M, mastime. Questa qui ovviamente, dato che la massa potente, consuma anche più aura, chiamiamola aura, anche se non è una barra di energia, ma sono numeri. E la stessa cosa poi in realtà, magari per il giocatore medio che gli sembra una cosa diversa, in realtà raga, è la stessa cosa, è solo una conversione, come la valuta, veramente, da lira ad euro, la stessa cosa, barra, numeri, stessa logica, raga. Allora, c'è la ventola che non è evidenziata, è proprio una critica, che è anche una cosa minima, però in alcuni casi ti blocca nel gioco, ovviamente. Oh, salve, forse ho voluto, non so, però mi sembra strano, perché il gioco è abbastanza spensierato che non ti aspetti che sia così attento a queste a questi particolari, visto come è scanzonato, come vedete. Sembra tutto molto approssimativo, ed è giusto che sia così con The Mask.
E quindi avere delle ventole così, i punti di reazione nascosti, è un po' strano. Però. Oh, salve anche lei. No, sì, una festa. Oh, steso. Mi ha consumato tutta l'aura. Aspetta. E di nuovo una ventola che non vedo, raga. Può anche essere. È una ventola che non vedo, come al solito. Estende. Che dire, raga, stupendo. Ah, giustamente questa è proprio una vita in più perché è la maschera completa. Oh, quante M qua. Importanti da prendere. E adesso continuiamo il nostro viaggio. Perfetto. Sempre avanti, raga, come vi dicevo. E adesso. Oh, salve la vicina. Stupenda animazione. Che dire. Tu e la tua sveglia di merda. Oh. Oh, e questa è andata. Devo usare il massimo con lei. Minchia, è fortissimo questo fucile del cazzo. Avrei dovuto dirglielo, non mi ricordo più cosa, mi ricordo solo sta frase. Però se non tocca per terra è un po' un limite sta cosa, che se non tocca per terra non può fare il vortice. Beh, no! Ecco, questa è la morte, bellissima, ma purtroppo checkpoint, grande, grande, grande. Un pochino si bugga, il gioco, però penso sia voluto, per forza di cose, che ti viene così. Vedete raga, si inclicca il boss, ci sta, mi piace un sacco questo sistema. Oh, che palle, oh, ma che, la sto colpendo giusto, credo di sì. Ah, sì, un bellissimo capo, fermati. No, perché mi stava consumando tutto l'aura. Io direi, dai, facciamoci ancora sto livello, sono curioso perché non lo conosco questo qua. Eccoci qua, siamo usciti di casa ovviamente come da storia. Se ti arrampicassi mi faresti un favore. Ah, così salti più, ovviamente salta più forte se accelero mentre salto, però è un casino. Eccolo. Fermo lì. No, sei bastardo geneticamente. Guarda. No, perché rallento? No, vabbè. I nemici di Aladdin no, però. Quelli lì che dai tetti ti sparano le cose. Ma che cazzo? È un casino qua con l'acceleratore. Dai, però la pattumiera non vale. Non puoi uccidermi con la pattumiera, da infami proprio. Tu con la pattumiera te ne vai a fare in culo. Sì, dall'alto. Posso? No, ti prego, no. Bellissima animazione, ma no. I tetti no, raga. No, i tetti no. Ma scusa, ma prima era tutto così fattibile. C'è la vecchietta doveva farmi capire che adesso in poi so cazzi, che prima era tutto facile con i banditi stupidi. Dai raga, non è così difficile, ho affrontato di peggio, voglio dire. Dai, così. Ma che palle, dai. Perché stavolta raga non sono proprio incapace, perché i salti stavolta sono perfetti. Ma porca troia, appena mi riesce il salto buono io la pattumiera, incredibile, ho visto. Ma poi che cazzo, c'è una faccia brutta questo, vabbè, che chi se ne frega della sua faccia, però giustamente anche io non l'avrei fatta così, perché chi se la guarda. E raga, è la fine. Vabbè raga, in un mondo pieno di maschere, spero che questa maschera vi piaccia particolarmente. Io vi ringrazio come sempre per la visione. Se questo vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, di commentare, di condividere. Passate in descrizione per il sito di FromGames.com, dove parliamo di videogiochi a 360 gradi, sul mio profilo WattPadre scrivo storie, sul mio secondo canale Rep Massimo, il mio canale What If and Disagis con film vecchi dimenticati mentre qua sta facendo cacciara. Io vi ricordo anche il mio profilo Gaming Giotto, dove trovate i giochi sviluppati da me. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, ditemi qua sotto nei commenti se volete il continuo di The Mask. Ci vediamo nel prossimo video, ciao da Mr. Watt.